Il presidente della regione Luciano D'Alfonso, nella sua veste di commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, ha effettuato questa mattina un sopralluogo nell'area interessata dalla frana di Contrada Marino nel territorio del comune di Mosciano Sant'Angelo. Al sopralluogo hanno partecipato tecnici della Protezione Civile e del Servizio Difesa del Suolo della Regione, il consigliere regionale Riccardo Mercante e il sindaco del comune di Mosciano Giuliano Galiffi. Il movimento franoso si è generato in conseguenza delle eccezionali precipitazioni del novembre del 2013, causando uno smottamento a valle che ha provocato gravissime lesioni a 4 abitazioni che sono state evacuate, con la conseguente ricollocazione degli abitanti in altre strutture abitative. Il fronte di frana, come ha specificato il sindaco di Mosciano, coinvolge anche un grande insediamento abitativo che ospita 60 famiglie e che mostra segni di lesioni da diverse unità. Le indagini sono state già realizzate. A questo punto si tratta di capire se esiste eventualmente una possibilità di non abbattere le case non ancora compromesse e a quali condizioni. E anche io credo che i cittadini vorranno sapere se questo movimento può coinvolgere altre abitazioni, visto che il versante è molto urbanizzato. Adesso è tutto compito per quanto riguarda il consolidamento della regione, quando è incaricata a queste cose. Io ho chiesto sia alla Protezione Civile Nazionale la proroga per lo stato di emergenza, che scadeva a luglio, è stata ottenuta, adesso scade a gennaio prossimo, ma lo stato di emergenza serve appunto nel periodo di emergenza di stabilire cosa fare su due direzioni principali. La direzione importante è quella delle case che sono andate via, non sono più recuperabili, e quindi alla pari, penso, del terremoto dell'Aquila bisogna per queste abitazioni provvedere a una ricostruzione in altro luogo. E l'altro fronte della richiesta di finanziamento riguarda il consolidamento di tutta la collina, per la quale si sta facendo l'indagine, che non è limitata soltanto a quei 5 fabbricati evacuati. L'ultimo l'ho evacuato io in agosto. Perché ci sono altri immobili, ci sono altre 60 famiglie in tutto nella zona. Bisogna vedere a che punto bisogna arrivare a consolidare. Già stamattina abbiamo visto qualche segno di lesione su diverse abitazioni.